Non ci sono parole per descrivere la felicità di Raffaele Lavacca e la sua famiglia nel vedere realizzato un desiderio che nel 2021, nella più profonda sofferenza, non gli faceva vedere neppure una luce piccola in fondo al tunnel. Ma giorno dopo giorno, grazie al coordinamento dell'Associazione Il Volo del Gabbiano, la raccolta a fondi lanciata per sostenere l'acquisto di costosissime protesi si è sollevata ed ha permesso a Raffaele oggi di essere autonomo e camminare. Lo scorso 27 maggio in Villa Comunale Raffaele e la sua famiglia hanno voluto ringraziare pubblicamente la città di Trani e tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa che ha visto coinvolta la comunità ed anche diverse associazioni che si sono prodigate. Che sensazione si provano davanti a questi risultati? Beh, una sensazione bella, bellissima. Sono felicissimo ovviamente di stare qui, vedendo anche tanta gente. È un'emozione grande. Io credo che la sensazione più bella per un essere umano è quella di sentirsi amato e credo che questi gesti, questi risultati portino proprio a questo, a questa affermazione. Io forse sono più emozionata di lui. Tenerlo per mano non ha prezzo, veramente. E questo sogno sembrava impossibile da raggiungere, invece Ce l'abbiamo fatta. Allora noi con l'amore si arriva dappertutto. Però credo che uno dei momenti più belli di questa donazione sia stata la donazione del Papa. Il Papa. Sì, io ringrazio tantissimo Papa Francesco. Mi è stato vicino, cioè molto vicino. Non ci aspettavamo questa donazione, sinceramente. Sinceramente, però è stato un dono grande e io ci tengo anche ad andare a trovare un giorno di questo. Questo. Come ti trovi con le tue nuove gambe? Beh, mi trovo in piedi, intanto. Si comincia a ballare, si comincia a fare. Beh, ballare, insomma, si cerca di stare in piedi. Sembrava impossibile, è sembrato sempre impossibile. Quando avete cominciato a vedere la luce? Quando che dici, beh, allora c'è la possibilità. Beh, la prima luce è quando si è salvato. Prima di tutto. Intanto stava in fin di vita e quindi è stata la luce più bella che abbiamo visto. E poi quando abbiamo visto tanta gente che veramente ci metteva il cuore nelle donazioni, ci fermavano e anche con poco facevano arrivare, veramente ci facevano arrivare tanto affetto. Lì è stato un altro passo bellissimo, ci siamo resi conto che forse ce l'avevamo già fatta. Le avrei dato tanti baci, ma uno glielo devo dare, dobbiamo immortalarlo. Dai. Imagine there's no heaven. Oggi è una festa, una magnifica festa, perché abbiamo dato l'opportunità a una persona di raggiungere un obiettivo fondamentale per lui, per Raffaele, di potersi rialzare e quindi di affrontare la vita in un modo più sereno. La raccolta fondi è iniziata un po' così dal nulla, cioè persone che si sono incontrate e hanno deciso di sostenere una buona causa. E così, grazie a tante persone che si sono strette attorno a noi, iniziando da Paolo che ha creato il crowdfunding, quindi questa piattaforma dove donare, a Vito, ad Anna, insomma a tutti, ad Andrea, a tutti coloro che hanno scelto di dedicare parte del loro tempo per un buon fine, e quindi grazie a questo si è avuto poi il risultato che abbiamo dato. Innanzitutto c'è stata una grandissima fatica iniziale per creare un'associazione che potesse rendicontare appunto dal punto di vista anche burocratico tutto ciò, tutte le spese fatte, affinché tutto sia più trasparente possibile e quindi tutti potessero valutare l'operato dell'associazione, perché purtroppo sappiamo che in quest'ambito c'è sempre qualcuno che fa dei giochi sporchi, mentre il nostro modus operandi è stato quello di essere trasparenti, quindi creare un'associazione, iscriverla al registro unico delle associazioni e quindi fare tutto alla luce del sole. E questa energia chiaramente non deve essere sprecata, ce ne vogliamo che il volo del Gabbiano possa dare
possa mettere le ali a qualche altro sogno, e quindi individueremo qualche altra attività da fare nel breve medio periodo e ci impegneremo a fondo affinché altri obiettivi possano essere raggiunti. Fabrizio, è un mondo che si dice insensibile, tante cattiverie, però queste belle riuscite, credo che tu come vice sindaco sapere che la città di Trani ha un cuore, insomma, fa piacere, no? Ma che avesse un cuore nessuno di noi ha mai avuto dubbi, anzi l'esatto contrario, abbiamo la certezza che i cittadini tranesi hanno un cuore grande, l'hanno dimostrato in questa occasione. Va dato merito a chi si è mobilitato, anche se non vuole essere menzionato, io menziono il consigliere Vito Branac, che si è dato da fare su questa, per questa mobilitazione, per questa raccolta di fondi che fortunatamente ha raggiunto l'obiettivo, e quindi oggi un nostro concittadino può guardare, Raffaele, può guardare al futuro in maniera molto più serena, grazie all'aiuto di tanti amici che sicuramente aveva e tanti altri che non sapeva di avere. È la dimostrazione che quando si è trasversali nella solidarietà, nella sussidiarietà, le cose funzionano. Questo è un fatto di educazione civica, di rispetto, di inclusione, di compenetrazione nelle esigenze di ognuno di noi, e quindi va benissimo da qualunque parte arrivi questo input, questo impulso sicuramente va raccolto, va coltivato e va portato a termine. Quindi siamo contenti che oggi ci sia questo risultato per Raffaele, e perché sono tanti cittadini che si trovano in situazioni particolari, Raffaele è uno di questi, e oggi tutti quanti siamo qui per dar merito a questa mobilitazione che ha raggiunto il risultato sperato. Mi sono emozionato tanto quando ho visto Raffaele, e voglio solo dire un pensiero. In queste occasioni nella vita certe volte uno si dà da fare per gli altri, no? Però la ricchezza che uno riceve è nettamente superiore alla forza che ci mette per aiutare il prossimo. Quindi io voglio ringraziare Raffaele e Luciana, perché sono un esempio, e quando il Signore ti dà una croce grande che tu pensi di non poter sopportare, il Signore manda comunque degli angeli che ti aiutano a sorreggerlo. Grazie.